quarta ed ultima tappa del Giro della Lunigiana 2021, edizione 45 della gara a tappe internazionale riservata alla categoria juniores ed organizzata dalla Casano SSD. La partenza da Massa, ci troviamo nella Piazza degli Aranci e la conclusione a Casano di Luni per questa ultima giornata di corse. Si riparte dopo il successo ieri in maglia verde, Città di Luni di Lenny Martinez, il francese, eccolo assieme alla sua nazionale, una nazionale che ha sicuramente raccolto già due vittorie nel Giro della Lunigiana di quest'anno. Partiva come una delle nazionali più attese e non hanno deluso le aspettative. Abbiamo visto la rappresentativa della Regione Lazio guidata in ammiraglia da Aldo De Lecese, mentre eccolo il momento della sfilata dei partecipanti con la maglia verde Città di Luni sulle spalle, saldamente sulle spalle di Lenny Martinez. In seconda posizione Martin Svrecek della Slovacchia, terzo invece adesso con invece la casacca della rappresentativa della Lunigiana è Ludovico Crescioli. Quindi eccoli anche i ragazzi della squadra locale, ormai stiamo per partire, è presente anche il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni. Prima del via la foto con Marco Danese, poi il momento della sfilata delle maglie alla partenza di questa mattina, una tappa, quella odierna, che presenta una doppia ascesa alla salita di Casano di Ortonovo Paese e intervallata dalla più semplice ascesa della Foce. Intanto è presente anche l'assessore Balloni per il comune di Massa e avete visto anche il sindaco abbassare la bandierina del via per dare quindi ufficialmente la partenza di questa ultima tappa. Sono state 5 in totale, in quanto un giorno, e la giornata di venerdì ha vissuto su due semitappe, una al mattino dedicata alle ruote veloci e poi nel pomeriggio invece il ritorno del tradizionale arrivo sulle strade di Fosdinovo. Intanto lasciamo Piazza degli Aranci a Massa per il trasferimento di corsa e quindi i primi chilometri ad andatura controllata, prima poi del via ufficiale. Una tappa questa quindi che potrebbe ancora riscrivere la classifica generale, anche se abbiamo visto un Lenny Martinez sicuramente in splendida forma, 106 km e 300 metri la distanza da percorrere quest'oggi, con la partenza da Massa, diversi passaggi nel centro abitato di Massa per poi spostarci invece in direzione Casano di Luni, e lì andremo ad affrontare per la prima volta l'ascesa verso la salita di Ortonovo Paese. Arriveremo alla termine della discesa e inizieremo andando in direzione Carrara ad affrontare la salita della Foce, ancora picchiata verso il centro abitato di Massa. Si torna a transitare da Casano di Luni e questa volta, dopo aver affrontato la salita verso Ortonovo Paese, si scende verso il mare, verso Marina di Carrara e si torna verso il traguardo di Casano di Luni. Questo in breve il percorso di oggi, quindi ci sono da affrontare ancora salite, ancora Gran Premi della Montagna per quanto riguarda questo Giro della Lunigiana, due quest'oggi Gran Premi della Montagna di prima categoria, i due passaggi da Ortonovo Paese e una salita invece di seconda categoria, quella della Foce. E quando si parla di Ortonovo sicuramente il ricordo va a Tadej Pogačar, che qui vinse proprio l'ultima tappa del suo Giro della Lunigiana. L'arrivo al tempo era proprio in vetta alla salita, riuscì a cogliere il successo il due volte vincitore del Tour de France. Intanto, con la nostra sintesi, siamo al chilometro 20 di gara, sono due gli uomini al comando, li vedete inquadrati qui con il 193. È il fiorentino Riccardo Giorgevic della Toscana, assieme a lui con il dorsale 113 il friulano Daniel Skerl, che stanno pilotando con una ventina, 30 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo. Quindi nel tratto pianeggiante subito due atleti che provano ad avvantaggiarsi nei confronti del plotone. Vedremo se riusciranno a lanciare un tentativo di fuga importante. Giorgevic chiede riferimenti cronometrici al nostro motociclista e al nostro cameraman, una trentina di secondi ci segnala
il servizio di radioinformazione in corsa curato per l'occasione da Piero Germelli e da Adriano Dini. Quindi stiamo pedalando nelle fasi iniziali di corsa nel viale mare di Marina di Massa per poi raggiungere, dicevamo, la parte centrale finale della tappa con invece dove sono concentrate le difficoltà altimetriche. Lasciamo andare i due uomini al comando ed un gruppo che si è già messo alla caccia dei battistrada. Vedete le maglie della Slovacchia, quelle della Francia nelle prime posizioni. Cerchiamo di scrutare anche la maglia verde Cittadiluni di leader della classifica generale. Eccolo lì attorno alla 20ª posizione, Lenny Martinez, che si mantiene coperto almeno in questa fase pianeggiante. Le salite, quindi il suo terreno, arriveranno più avanti quando si inizierà ad affrontare la doppia ascesa al Gran Premio della Montagna di prima categoria di Ortonuovo Paese, intervallata, dicevamo, dal GPM di seconda categoria verso la foce di Carrara. Adesso c'è un rallentamento in gruppo, quindi due uomini al comando e il gruppo che insegue dopo 25 km di corsa. Questa è la situazione. E mentre stiamo per transitare per la prima volta da Casano di Luni, abbiamo percorso una 50ina di chilometri, si è rinfoltito il gruppo dei battistrada. Infatti su Giorgevic e Scherl sono rientrati Sebastiano Minoia con la maglia della nazionale italiana, Umberto Ceroli per quanto riguarda la rappresentativa dell'Abruzzo ed ancora Lorenzo Montanari dell'Emilia Romagna, Alessio Bonora della Lombardia, Mirko Bozzola del Piemonte, Ivan Valinotto anch'esso del Piemonte. Sono quindi in 8 gli uomini al comando e hanno un vantaggio di circa un minuto primo nei confronti del gruppo, e quindi un'azione decisamente più interessante rispetto a quella che avevamo lasciato in precedenza, composta da soli due atleti, Giorgevic e Scherl. Si sono aggiunti altri battistrada e adesso è un drappello davvero ben nutrito, e sicuramente il gruppo non vorrà lasciare troppo spazio a questi uomini che intanto stanno per entrare nel centro abitato di Casano di Luni, ultime curve prima del passaggio in zona traguardo, e poi praticamente dopo pochi chilometri inizierà la salita verso Ortonuovo Paese. Salita impegnativa che sarà affrontata due volte, siamo ormai a 300 metri dal passaggio con i battistrada che vedete continuano a viaggiare in doppia fila. A chiudere il gruppetto Alessio Bonora della Lombardia, poi adesso con il numero 3 Sebastiano Minoia con la casacca della nazionale italiana. Stanno dandosi cambi regolari in questo tratto pianeggiante, vedremo se in salita si manterranno uniti o se ci saranno scatti già in questo primo passaggio dal Gran Premio della Montagna di Ortonuovo Paese, che vedete già sullo sfondo di questa bella immagine al passaggio sotto il traguardo. Lasciamo andare gli uomini al comando e dietro una situazione che vede le maglie della nazionale italiana proprio nel tratto iniziale della salita, anche se l'andatura non è molto sostenuta. Vedete, il gruppo occupa praticamente l'intera sede stradale, non c'è un ritmo forsennato in testa al plotone, e vedete anche la maglia verde Cittadiluni di Lenny Martinez, il leader della classifica generale, che è lì attorno alla 7ª-8ª posizione sulla destra dei teleschermi e che sta controllando la situazione, contornato dai compagni di squadra che sicuramente fanno buona guardia in questa fase intermedia di corsa. Inizia adesso la parte più impegnativa con la doppia ascesa ad Ortonuovo Paese in questa ultima tappa del 45esimo Giro della Lunigiana, gara internazionale a tappe riservata alla categoria juniores, una manifestazione che ha saputo davvero reinventarsi dopo la pausa dello scorso anno. È tornata in grande stile con un albo d'oro sicuramente importante. Pensate che abbiamo già detto negli ultimi anni successi nel 2019 di Andrea Piccolo, nel 2018 di Renko Evenepoel, Innocenti nel 2017, Pogacar nel 2016, poi Savini nel 2015. Scorrendo l'albo d'oro troviamo anche i nomi di Gegenhardt e Mohoric, Bettiol ed ancora via via tutti gli altri. Insomma, davvero una corsa che segna il futuro di tanti aspiranti campioni. Chi vince il Lunigiana poi ha verosimilmente una carriera nel mondo del professionismo assicurata. È una fucina di talenti questa corsa organizzata dalla Casano SSD, che quest'anno con 5
tappe in 4 giornate di gara, sta regalando come sempre grandi emozioni. Intanto si allunga il gruppo e dà la caccia ai battistrada. Adesso siamo nella fase in salita, si procede verso il primo passaggio da Ortonuovo Paese verso questa Gran Premio della Montagna di prima categoria, che sarà affrontato per 2 volte. Questa è la prima ripetizione del passaggio da Ortonuovo Paese, con ancora il gruppo di testa che ha un vantaggio che è sceso sotto il minuto primo, ma che si mantiene ancora abbastanza alto in questa fase. Vedete Lenny Martinez, il leader della classifica generale, in terza posizione, quindi mantiene tutto sotto controllo il corridore della nazionale francese. Adesso l'andatura è notevolmente aumentata, qui si viaggia molto forte, infatti vedete che si sta creando una certa selezione nel gruppo, una salita con pendenze sempre molto pedalabili ma abbastanza lunga, che può specialmente nella parte finale fare una bella selezione. E c'è da considerare anche il falso piano che segue proprio il passaggio da Ortonuovo Paese. Quello può essere un trampolino di lancio importante, specialmente quando transiteremo qua per la seconda volta. Intanto siamo tornati in testa, dove gli uomini al comando continuano a spingere di comune accordo, sono ancora tutti assieme, quindi non è cambiata la situazione sulla testa della corsa. Ancora gli uomini al comando: Minoia, Ceroli, Montanari, Scherl, Bonora, Bozzola, Valinotto e Georgevic, che stanno pedalando di comune accordo. Non ci sono stati allunghi nella prima ascesa verso il Gran Premio della Montagna di Ortonuovo, quindi una situazione che per il momento si mantiene abbastanza fluida, con il gruppo che è sempre attorno al minuto primo di ritardo nei confronti degli uomini al comando. E questa è la fase che precede proprio l'ultimo dente, l'ultimo strappo prima poi della fase in falso piano dopo il passaggio della corsa al centro di Ortonuovo Paese. Intanto vedete che le autovetture stanno superando gli uomini al comando, perché proprio ci hanno informato che il vantaggio è sceso a 50 secondi e quindi ovviamente deve esserci fatto questa pulizia all'interno della corsa. Vengono praticamente autorizzate le autovetture a superare per che il vantaggio non è più di un livello importante, ma ovviamente non è facile, sono strade molto strette queste, i corridori, noi invitiamo sempre ad agevolare il passaggio delle autovetture, perché è anche per la loro sicurezza questo, mentre il cambio ruota rimane alle spalle, ovviamente come da regolamento, quando il vantaggio è superiore ai 30 secondi. Siamo ormai nel centro abitato di Ortonuovo Paese, quindi a breve ci sarà l'ultimo tratto abbastanza impegnativo della salita, e poi questo falso piano di cui vi parlavo. Qui praticamente siamo nel rettilineo che qualche anno fa incoronò Tadej Pogačar sul traguardo, proprio in questa posizione dove vedete il pubblico assiepato ai lati della sede stradale. Ci fu la conclusione dell'ultima tappa del Giro della Lunigiana del 2016, vinta proprio da Tadej Pogačar, che poi in quell'occasione vinse anche la classifica generale. Gruppo con un ritardo di 45 secondi allo scollinamento dalla salita dal Gran Premio della Montagna di Ortonuovo Paese, adesso picchiata, salita verso la foce e finale di corsa. E nel corso della salita verso la foce, del successivo tratto pianeggiante che riportava la gara verso il passaggio da Casano di Luni, veniva annullato il tentativo composto da Sebastiano Minoia dell'Italia, Umberto Ceroli dell'Abruzzo, Lorenzo Montanari dell'Emilia Romagna, Daniel Scherd della Friuli Venezia Giulia, Alessio Bonora della Lombardia, Mirko Bozzola del Piemonte, Ivan Valinotto sempre del Piemonte e Riccardo Georgevic della Toscana. Annullato il tentativo quindi che ha animato la fase iniziale centrale di corsa, il gruppo tornava compatto, e questo è il passaggio proprio in vista del suono della campana. Inizia quindi l'ultimo giro, l'ultima ascesa verso
Otto nuovo paese. Con il gruppo compatto avete visto anche la maglia di leader della classifica generale di Lenny Martinez nelle prime posizioni. A questo punto manca soltanto un'asperità di prima categoria per concludere questo giro della Lunigiana. E questo è il momento nel quale si inizia a salire per l'ultima volta la seconda di giornata verso il passaggio dal Gran Premio della Montagna di Orto Nuovo Paese. Qui vedete la Francia che sta facendo l'andatura in questa fase. Ancora molto numeroso il gruppo, nonostante i ragazzi abbiano alle spalle 4 giorni di gara e già 2 salite quest'oggi. Davvero una qualità di atleti importante. Vedete Lenny Martinez alla sinistra del teleschermo, seguito da Ludovico Crescioli. Quindi ovviamente ci sono tutti i favoriti. Crescioli, che è terzo in classifica generale alla partenza di questa mattina, mentre in seconda posizione c'è Martin Svrecek. Attenzione adesso al tentativo di allungo di un atleta della rappresentativa umbra. Si muove subito Lenny Martinez, che si porta alla ruota con Crescioli e Oioli. Davvero ottima la condizione di forma del vincitore di Forse di Nuovo. Non vediamo Martin Svrecek, che dovrebbe avere la maglia azzurra di miglior straniero, ma non è presente nella parte iniziale di corsa. Quindi questa potrebbe essere la notizia di Svrecek, che non fa parte di questi uomini. Intanto vedete con il 212 è il portacolori della rappresentativa umbra, Raffaele Mosca, che sta attaccando con Martinez in seconda posizione, quindi Crescioli e Oioli. Queste le prime posizioni del gruppetto, ma vedete che ci sono presenti altri 2 o 3 atleti della rappresentativa francese. Sono 3, sono in 4 in totale, compreso Lenny Martinez. Davvero una condizione di forma spettacolare per i ragazzi della Francia, e non c'è in questo gruppo dei migliori Martin Svrecek. Quindi potrebbe cambiare la classifica generale al termine dell'ultima tappa, perché Crescioli ovviamente ha la possibilità di saltare una posizione, quindi a portarsi sul secondo gradino del podio, ma ovviamente dovremo attendere il finale. Sembra invece pienamente in controllo della situazione Lenny Martinez, sempre attorno alla terza-quarta posizione. Adesso ha messo al lavoro i compagni di squadra, i compagni di nazionale, per tenere alto il ritmo. Maglie blu scuro della Francia che sono presenti in forze in questa parte del gruppo. Cerchiamo sempre di capire dove si trova Martin Svrašek, che intanto qui vedete con il dorsale numero 12 sta facendo l'andatura Thomas Tachot della Francia. È lui che tiene alto il ritmo. Mosca in seconda posizione, terzo Lenny Martinez. Quindi abbiamo Crescioli e Oioli. Lo riconoscete, Oioli dalla maglia azzurra, infatti veste la maglia della classifica punti Regione Liguria, anche per un riferimento visivo, mentre la maglia verde di leader Città di Luni è sulle spalle del francese Lenny Martinez. Si sale verso Orto Nuovo Paese. Sarà questo l'ultima asperità di giornata e l'ultima asperità di questo giro della Lunigiana. La nazionale francese sembra in pieno controllo della situazione. Vedete ancora con Tachot a fare il ritmo, e a questo punto sempre più padrone del giro. Invece Lenny Martinez in terza posizione, ben coperto dal lavoro dei compagni di squadra. Ci prova ancora Mosca, ma vedete Martinez non lascia un metro al corridore della rappresentativa umbra. Quindi Mosca, Martinez, quindi vedete ancora Crescioli e Oioli. Sono questi gli uomini che, quando c'è un'accelerazione, riescono ad avvantaggiarsi nei confronti degli altri. E quindi è una situazione che per il momento sembra ancora una volta premiare l'ottimo stato di forma di Lenny Martinez. Qui si inizia tornanti lo spettacolare scenario che si apre alle spalle dei corridori, con la foce del fiume Magra che fa da cartolina speciale di questa ultima tappa del Giro della Lunigiana. Ancora Mosca che attacca, e Lenny Martinez non molla un metro, così come Crescioli, così come Oioli, e poi via via tutti gli altri. Adesso c'è un rallentamento. Vedremo se ci saranno altri attacchi. Martinez ne approfitta per agganciarsi la maglia, e questo dimostra ancora la lucidità di questo ragazzo, che anche in questa fase di salita. Attenzione adesso all'allungo di un portacolori della nazionale norvegese, ma uno scatto che viene subito chiuso. Non
aveva l'energia degli scatti precedenti di Mosca, questo a lungo, quindi vedete come il gruppo subito va a ricucire. E comunque sono rimasti una ventina in testa, tutti migliori, e manca Martin Svrecek. Sarebbe interessante capire cosa è successo al portacolori della Slovacchia. Intanto Ola Silling è il norvegese che sta facendo l'andatura, e in questo tratto in salita alle sue spalle Mosca e quindi Lenny Martinez, via via tutti gli altri. E qui si sale verso, vedete alle spalle di Martinez ancora Crescioli e Oioli, queste posizioni ormai dall'inizio salita. Eccoci anche con la nostra moto che ci mostra Ludovico Crescioli incollato, francabollato alla ruota di Lenny Martinez. Ultime fasi dell'ascesa verso il passaggio da Ortonuovo Paese. Dicevo, attenzione particolare al falso piano che segue lo scollinamento, perché la discesa non inizia subito. C'è un tratto di falso piano prima poi dell'inizio della discesa, molto tecnica, che porterà la corsa poi ancora in pianura. E l'ultimo giro si toccherà ancora il mare per raggiungere il traguardo di Casano di Luni. Ancora Ola Silling che sta facendo il ritmo ed il gruppo in fila indiana, ma non riescono a fare distacco. Ancora molto numeroso il gruppo, si sono aggiunti anche altri atleti, adesso sono una trentina quelli che compongono il gruppo della maglia verde. E qui si va verso lo scollinamento, sempre veloce il ritmo imposto dai corridori. A breve si entrerà nel centro di Ortonuovo Paese, in quel rettilineo dove, come vi dicevo in precedenza, nel 2016 conquistò l'ultima tappa ed il successo nella classifica finale anche Tadej Pogacar. Intanto ancora invariate le posizioni, vedete bene da questa immagine che ci mostra il gruppo pilotato dal norvegese, che ovviamente sta facendo un ritmo sostenuto ma regolare. Eccoci ormai nel centro di Ortonuovo Paese, le curve che portano nel tratto invece rettilineo dove ci sarà lo scollinamento, la svolta a destra proprio in vetta al Gran Premio della Montagna, e poi sarà la volta di questo falso piano di cui vi parlavo. Abbiamo visto Piero Germelli che assieme ad Adriano Dini cura il servizio di radioinformazione in corsa. Questo è il falso piano che porta poi all'inizio della discesa vera e propria. Ancora Mosca che sta facendo l'andatura, e ancora Crescioli con Martinez. Questa volta le posizioni sono sono state invertite, avete visto bene, adesso è Crescioli davanti a Martinez, ma a breve inizierà il tratto in discesa. Quindi non ha fatto la selezione che si pensava alla salita verso Ortonuovo Paese. Ancora attacchi con le maglie della Norvegia che stanno tenendo alto il ritmo, e ancora manca Martin Svrecek in questo gruppo, quindi verosimilmente Ludovico Crescioli, se questa sarà la situazione, salirà in seconda posizione nella classifica generale. Ultime pedalate prima poi del tratto in discesa, sarà una picchiata velocissima verso la pianura e poi l'ultimo tratto pianeggiante verso il traguardo di Casano di Luni. Ancora alto sui pedali il norvegese con Lenny Martinez in seconda posizione, e qui si viaggia fortissimi verso l'inizio vero e proprio della discesa. Questo è un frangente nel quale spesso ci sono attacchi, ma l'andatura è sempre molto sostenuta, quindi diventa difficile evadere dal gruppo in questo falso piano che anticipa di poco l'inizio della discesa vera e proprio. Ancora scatti, ancora maglie con Oioli nelle prime posizioni, e siamo al Gran Premio della Montagna con un gruppo ancora molto numeroso che inizia la fase vera e propria della discesa. E con le immagini siamo tornati in pianura, perché scatti e controscatti continui. Qui vedete Oioli che se ne sta andando assieme al 212, sempre molto attivo Raffaele Mosca. Quindi Oioli e Mosca che hanno un leggero margine di vantaggio nei confronti di questi uomini. Qui vedete c'è comunque Martinez, c'è Crescioli e c'è anche un altro francese con il dorsale numero 12. Si tratta di Thomas Tachot. Poi con il 224 invece abbiamo visto Alessandro Pinarello. Insomma, ci sono tutti i favoriti, tutti i leader della classifica, tutti i migliori della classifica generale. C'è ovviamente il leader Lenny Martinez che può contare anche sul supporto del compagno di
squadra, dicevo, ci sono tutti ad esclusione di Martin Svracek. Sarebbe interessante, come dicevo, capire cosa è successo non l'abbiamo visto oggi lo slovacco che milita nel team Franco Ballerini quando corre nelle formazioni di club. Eccoci qua quindi con Lenny Martinez, Tomatas, poi abbiamo Raffaele Mosca, poi abbiamo Oioli, bravissimo il piemontese che è forse davvero ha perso la possibilità di giocarsi il successo nel giro della Lunigiana in quella prima tappa con arrivo alla Spezia. Poi abbiamo anche Crescioli, avete visto, ma dietro intanto si sta avvicinando, quindi a breve avete anche Pinarello con il 224, a breve potremo avere una situazione di un gruppo più numeroso sulla testa della corsa. Davanti comunque l'accordo è ottimo, tutti, e qui ovviamente anche Martinez hanno l'interesse a tirare, perché non essendoci Martinez e Vracek qua possono guadagnare. E qui la Francia prova un po' la fagianata con Thomas Tachot, che prova a guadagnare qualche metro, ma Pinarello non ci sta e chiude, ma intanto alle spalle vedete che si stanno avvicinando altri atleti, quindi a breve potrebbe formarsi un gruppo di una dozzina di unità. C'è un altro francese con il dorsale 14, si tratta di Brecker Holland, poi vedete con il 213 è un altro atleta della rappresentativa umbra che è Ricci, insomma sono davvero tanti. C'è anche un altro portacolori della Francia, a chiudere questo gruppo è Lorenzo Giordani della nazionale italiana. Insomma si è rinfoltito notevolmente il gruppo degli uomini alla comando, e quindi potremo davvero assistere ad un epilogo allo sprint in questa ultima tappa del Giro della Lunigiana. Adesso c'è un rallentamento e Giordani cerca di approfittare di questo tratto in cui si rallenta. Intanto Sillings con il dorsale 31 di gara chiude il gruppetto dei migliori. Qui si scatta, ci sono vari tentativi di allungo, ovviamente c'è da giocarsi anche il successo di tappa e non solo la leadership nella classifica generale, leadership che ovviamente sembra sempre più salda sulle spalle di Lenny Martinez. E questo è il gruppetto dei migliori atleti di questo Giro della Lunigiana. Manca Martin Svracek, che quindi scenderà dalla top 10 della classifica generale, e vedremo come si evolveranno le cose. Adesso ancora un rallentamento, ancora gli uomini della Norvegia che provano ad allungare, ma subito a chiudere è proprio Lenny Martinez in prima posizione che va a chiudere su questo atleta. Ora abbiamo Sillings con Martinez, provano a guadagnare qualche metro questi due attaccanti, ma dietro Giordani che chiude con Pinarello sulla ruota, quindi ancora situazione del gruppo dei migliori, una dozzina di atleti compatto quando siamo ormai a poco più di 4 km dalla conclusione. Siamo nel vivo, stiamo per entrare nel finale di questa ultima tappa del Giro della Lunigiana, 2000 metri alla termine con il gruppo dei migliori sempre tutti assieme, una situazione che ormai non cambia. A breve si lascerà la Aurelia, ecco il momento nel quale si lascia la via Aurelia per entrare sostanzialmente in questa strada che ci porta verso Casano di Luni, e la strada a breve inizierà a salire leggermente, è un falso piano che ci conduce verso il traguardo, le pendenze non sono certamente impossibili. Sarà verosimilmente quindi una volata tra i migliori a decidere il vincitore dell'ultima tappa del Giro della Lunigiana. Continua a voltarsi Sillings, il corridore della Norvegia, nelle prime posizioni del gruppo. Ola Silling che sta pilotando questo plotone, e vedete comunque seconda posizione, inizia ad assaporare la gioia del successo finale Lenny Martinez, che ovviamente vorrebbe anche fare l'unplane andando a conquistare anche il successo di tappa. Siamo sicuri che ci proverà il francese leader della classifica generale, ormai davvero ultime pedalate di questa grande edizione del Giro della Lunigiana, tutto è pronto per chiudere alla grande. Ancora Sealing in testa, Martinez in seconda posizione con Giordani che fa spallate con un altro atleta. E qui ovviamente anche la tensione si fa sentire verso il finale di corsa, verso l'epilogo di questa ultima tappa del Giro della Lunigiana, ormai in vista del triangolo rosso dell'ultimo chilometro, ultimi 1000 metri prima dell'epilogo. Questa grande edizione perfettamente organizzata dalla Casano SSD. Ormai stiamo nel centro abitato di Casano di Luni,
a breve una S che ci metterà nel rettilineo conclusivo, una sinistra-destra in leggera ascesa che porterà la corsa nel rettilineo finale, lungo rettilineo che sale leggermente. Eccoci, la curva a sinistra e la successiva curva a destra, e ormai sta per essere lanciata la volata. Giordani molto ben piazzato, ma attenzione anche Oioli con la maglia azzurra, con la maglia blu di Regione Liguria. Partito lo sprint, proprio la maglia di Oioli a centro strada, il piemontese che ha preso la testa del gruppo. Manuel Oioli in testa, prova a rimontare una francese. Manuel Oioli ancora al comando e vince davanti a Noah Isidora, terzo è Crescioli, quindi Ricci, Tascio, Giordani, Mosca, Pinarello, Lozak e Bagnara in decima posizione. Non cambia la leadership della classifica generale con Lenny Martinez che conquista il Giro della Lunigiana edizione 2021. Cambia invece il secondo posto con Ludovico Crescioli che scavalca Martin Svrecek, così come Alessandro Pinarello che completa il podio. Ed ecco le parole del vincitore al termine di questo Giro della Lunigiana, primo francese nella storia a riuscirci. Sono molto contento, fino a questo momento avevo guardato con ammirazione i nomi presenti nel palmarès di questa gara a tappe. Era uno dei miei obiettivi e sono contento di averlo centrato. Ludovico Crescioli, il tuo Giro della Lunigiana si chiude con un terzo posto di tappa, ma soprattutto con un bel secondo posto nella generale, dietro solo a Lenny Martinez. Raccontaci questa giornata. Beh, che dire, oggi sono partito in classifica generale terzo e riuscire a alimentare almeno una posizione è una buona cosa. E sulla salita ha provato ad attaccare Mosca, si è rimasto un gruppetto, poi ha fatto la discesa forte. Siamo rimasti in 6 e niente, poi è rientrato il gruppo e me la sono giocata in volata a quei punti, e terzo a foto finish sono nervoso. Al termine dell'ultima tappa del Giro della Lunigiana qua a Casano di Luni ci ha raggiunto l'assessore allo sport Carola Baruzzo. Ci racconti l'emozione di vedere sulle proprie strade di casa questi giovani talenti futuri, probabilmente protagonisti del ciclismo mondiale, ma soprattutto una giornata di festa all'insegna dello sport. Sì, per la città di Luni è sempre una giornata di festa quando arriva il Giro della Lunigiana. Noi come territorio siamo molto legati a questo giro e tutti gli anni, io è un po' che sono assessore, questa gioia si rinnova. Quest'anno poi ho trovato un'edizione veramente bella, partecipata, e per noi appunto è sempre un gran piacere e un privilegio poter ospitare l'arrivo del Giro. Grazie. Siamo insieme all'assessore alla regione Liguria, Gianpedrone, il termine di una stupenda tappa qua nel Giro della Lunigiana, qua a Casano di Luni. Le chiedo insomma un commento riguardo a questi 4 giorni fantastici che hanno promosso un territorio unico. Beh, direi che era il nostro obiettivo che abbiamo raggiunto. Il livello tecnico di questa manifestazione non si discute, sono ragazzi, devo dire, molto molto bravi, lo abbiamo già dimostrato anche negli altri anni. Stiamo alzando anche il livello, diciamo, della competizione generale, quindi una capacità di far vedere il nostro territorio ancora migliore, una capacità organizzativa che credo stia dando ottimi risultati, e ovviamente Regione Liguria che accompagna insieme a tante amministrazioni comunali questa manifestazione che direi sta crescendo sempre di più. È un obiettivo a migliorarsi sempre, così come i ragazzi cercano nella competizione sportiva di migliorare, raggiungere magari quel livello professionistico che tanti che hanno corso questa manifestazione hanno poi raggiunto, anche noi credo diamo il nostro contributo come istituzioni, agli organizzatori, a tutti quelli che collaborano con la realizzazione di questo giro, che credo sia ancora oggi una delle manifestazioni più importanti a livello juniores di questa categoria, io direi mondiale, non solo europeo. Il traguardo di Casano di Luni premia ancora una volta in questo Giro della Lunigiana Manuel Oioli, seconda tappa per te, purtroppo però non è arrivato il podio, ma comunque c'è tanto di cui sorridere. Va bene così, oggi ho provato a ribaltare la classifica in discesa ma non è andata bene, onore al francese che è andato davvero forte e ho ottenuto 2 vittorie di tappa, sono davvero molto contento e va bene così. Marco Danese, direttore generale del Giro della Lunigiana, dopo un anno di stop causa Covid è tornato, non sono mancate le difficoltà ma alla fine è stato un successo. Ma guarda, avete visto l'entusiasmo che è ritornato, abbiamo creato un nuovo gruppo dirigente che ce la stiamo mettendo tutta per riportare in alto Lunigiana come merita. Io quando ho fatto 2 parole di ringraziamento
ho voluto concludere dicendo accettiamo suggerimenti ma non critiche perché non ce le meritiamo, e questa è la verità, perché vi assicuro che abbiamo fatto uno sforzo sia economico sia fisico in questi ultimi mesi che non ha uguali. Devo ringraziare tutti indistintamente dell'organizzazione, ma permettetemi di dire anche con un po' di emozione la mia famiglia, perché la mia famiglia mi permette di fare questo e rubo tanto tempo a loro, ma mi aiutano veramente, perciò li ringrazio in prima persona. Non ho nient'altro da dire. Dal punto di vista tecnico credo che anche quest'anno abbiamo avuto un grande vincitore, lo sentiremo ancora e anche nei professionisti. Una doppia soddisfazione con Ludovico Crescioli secondo in classifica, cosa volete di più? È la ciliegina sulla torta, siamo contenti, ringrazio tutti, ringrazio anche voi della televisione che ci avete seguito con professionalità e entusiasmo, e speriamo di fare ancora meglio quest'altro anno.